Ciao a tutti, è da tantissimo tempo che non carichiamo un video sul canale e diciamo qualche giorno fa stavamo alla Feltrinelli e abbiamo trovato questa confezione, Poteri Supremi del nuovo set Leggende Iridescenti. Io avevo comprato anche il box in giapponese di questo set che dobbiamo aprire, non abbiamo avuto ancora tempo. E diciamo c'era anche l'Elite Trainer Box, sempre di Leggende Iridescenti, però questo mi sembrava più corposo come confezione, visto che c'aveva già due shiny. Va bene, quindi direi di passare all'apertura, che è da tipo 5-6 mesi che non apro qualcosa. Vediamo. La confezione è enorme. Dovrebbe aprire da qua, giusto? Ah, in realtà di questo set io avevo già preso la carta che mi piaceva di più, che era appunto Shining Mew, in giapponese ovviamente, perché l'avevo presa diversi mesi fa. E quindi speriamo che adesso ci esca anche in italiano. Poi ci fa compagnia anche Pamcabu. Ok. E quindi vediamo che cosa. Prima di tutto, quante sono le bustine? Dovrebbero essere 8. Complicatissimo. Aprire questa cosa. Ok, ce l'abbiamo fatta senza distruggere niente. Allora, abbiamo prima di tutto le come si ok, allora questa è la prima SLB Shiny. Oh vabbè, iridescente, questi l'hanno chiamati così, ma poco cambia comunque. Bellina comunque. Poi abbiamo questo OGX, che è una promo SM80. Poi ci dovrebbe essere Lugia. Eccolo qua, sì, Lugia Shiny. Eccolo qua, sì. Ma le carte sono fatte molto bene le Shiny. Anche questa è una promo, SM82. Invece se non sbaglio nel set, quello originale giapponese, queste fanno tutte parte del set principale. E poi abbiamo questo Pikachu olografico, bellissimo. SM 81, ok. Poi abbiamo, questa la buttiamo. Poi abbiamo, vabbè, la carta Jumbo di Ho, quella che già c'è uscita. Oh, poi c'è un poster. Ah, questo ho capito che può essere. Questo nella confezione americana. Non ricordo di. Eccolo qua. Mi sa che si vede così, eh? Sì, ok. Anzi, lo lasciamo così che è anche bellino da sfondo. Se non sbaglio, questo nella confezione americana esce come playmat per giocare. Un playmat per giocare. E poi abbiamo le 4, 6. 8 bustine sono. Ah, e poi abbiamo una carta codice. Questa la darò via sulla pagina Facebook. Quindi, casomai tra oggi e domani. Quindi, se qualcuno è interessato al codice, questo verrà messo domani sulla pagina Facebook. 8 bustine, ci sta Mewtwo. Poi Shiny Mew. Rayquaza Shiny.
Shining Desert. Sono doppissime queste bustine. Va bene, e quindi iniziamo. Allora, quelle là, senza, no, quelle di Muse le lasciamo alla fine perché è il mio Pokémon preferito e quindi ce le lasciamo alla fine. Quindi non so quale sia il trick di queste bustine, quindi non lo faccio. Codice. Ok. E abbiamo un Croconaw, un Pikachu. Questo mi sa che esce anche promo, forse, da delle confezioni da 10 euro che dovrebbero uscire. Vabbè, la reversa è Golurk e la prima holo è un Palkia. Palkia holo. Ok. Energia, oscurità, Lilia, alleva Pokémon e Ultra Ball. Ok. Prima bustina tranquilla. Abbiamo codice al contrario, ok. E abbiamo un Totodile, un Torkoal, Pikachu, Jinx, uno Shroomish, iniettore danni. La prima shiny, Jirachi iridescente. Il segno, diciamo, della rarità più o meno è identico. Hanno fatto la stellina così. Ok, poi energia combattimento, Gris, super recupero e Lilia. Va bene, questa shiny ci piace e quindi ce la mettiamo qui. Ok, molto bella. Che numero è? 42 di 73. Se questo si mantiene. Ok. Poi dovrebbe essere terza bustina. Codice. E abbiamo un Golett, Purloin, Plus, Minum, Stankfish Reverse. Un'altra shiny. Volcanion iridescente, energia folletto, recupero di energia, Liepard, Electrode e Volcanion iridescente. Vabbè, fino ad adesso. Non so se sono molto rare queste shiny, quindi non. Però, due sotto bustine mi sembra una buona media. Ok. Quindi, quarta bustina, questo è il retro. Ok. Codice. Ho visto qualcosa, vediamo. Shroomish, Minum, Zoroark, Flassel, acchiappa Pokémon reversa e Zoroark Jax. Energia folletto, super recupero, Chris e un Fradigator molto bello. Se non sbaglio c'è anche Entei, Jax del set, però non vorrei dire una scemenza. Bustina di Rayquaza Shiny. Codice. E abbiamo. Vediamo se esce un'altra Shiny. Lilia. E no, Palkia holo che è doppia perché già c'è uscita. Energia metallo, Ultra Ball, iniettore danni e Lilia. Ci restano le ultime tre bustine. Ok. Codice. E abbiamo Litten, Kuklish, Shroomish, Golett, Carnivine è la reversa e la rara bellina, un Virizion olografico che non abbiamo, sì. Poi energia combattimento, Ultra Ball, Fradigator e Au. Ok. Poi ultime due bustine di Shining Mew. Ok. E abbiamo codice.
Abbiamo Croconaw, Scraggy, Flussel, Weasel, no, Weasel reverso, è abbastanza triste questa cosa. E bellissimo, un Latios Holo che non abbiamo, e quindi energia erba, scambio, Venusaur che è non comune, ok, e poi un Arbok. E questo ci dobbiamo imbustare. Questi due, vabbè, lo facciamo dopo. Poi, ultima bustina di Shiny Mew. Mi sa che non ci sia Shiny Mew, però vabbè, noi già lo teniamo e quindi non fa niente. Codice, trick, non lo so. Ok, Torkoal, Pikachu, Jinx, Nicki Minaj, Shroomish, Minum, Latios Reverse che ci è appena uscita. Reversa e c'è qualcosa. Entei Jinx. Molto bella. Questa la volevo molto questa carta. Energia combattimento, Venusaur. E acchiappavolante. Questa è molto molto bella. Va bene, quindi più o meno penso che non ci possiamo lamentare. Abbiamo trovato due Jax, non so come si pronunciano. Poi due shiny, Jirachi e Volcanion iridescente. Due holo. No, tre holo perché c'è anche Palkia se non sbaglio. Sì, eccolo qua. Sì, Palkia, eccolo qua. Tre holo. Ok, più le carte del set. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti e ci vediamo con l'apertura del box in giapponese di questo set. Ciao!